A Montegiorgio è finita 1-0 per la formazione di casa. Montegiorgio alla ricerca dei primi punti in campionato, Chieti con la voglia di riscattare il passo falso dell'ultima sconfitta in casa. Qui a Montegiorgio la giornata è stata gradevole, nonostante un cielo grigio. Al seguito oltre 100 tifosi neroverdi. Cotta rivoluziona un po' lo schieramento rispetto alle ultime settimane. In campo Serra tra i pali, Di Renzo dall'inizio, Bregas e Cesario titolari, ma fa scalpore soprattutto l'assenza di Moro Masavud, che non trova posto neanche in panchina. 4-3 per il tecnico di casa. Non è alto il ritmo all'inizio, ma la prima opportunità è il Chieti, che prova a portarsi in avanti con Riosa. Per Palmisano l'attaccante perde l'attimo. Ancora Chieti sugli sviluppi in un calcio d'angolo di Renzo, pallone alto. Approccia bene il Chieti, ma nella prima azione il Montegiorgio passa. 28esimo minuto, calcio piazzato, Capitan Albanesi in aria, il più lesto a toccare di prima intenzione per l'1-0. Prova a riorganizzarsi il Chieti, non manca la volontà, anche se nei 16 metri avversari il portiere di casa non corre pericoli. E così al 43esimo dal limite Morganti e bravo Serra a smanacciare in angolo. Lo stesso numero 3 di casa entra in area al 45esimo, batte verso la porta, blocca Serra. Nel secondo tempo si rientra con gli stessi effettivi della prima frazione. Dopo due minuti in azione di contropiede per Pepai, sbaglia la conclusione, grazie il Chieti. Al settimo minuto è Palmisano per Cesario, rischia l'autogol Diop. E questa rimane anche l'unica vera emozione per il Chieti. E allora Cotta prova a riorganizzare la squadra, fuori Riosa, entra Amato, poi ancora Barbetta, ancora Alessandro Rossi, ma sono sempre i giocatori di casa a proporsi in avanti, come al 25esimo Pampano in diagonale, pallone sulla destra. Si accendono gli animi, ci sono ben 5 ammoniti, ma arrivano anche i rossi. 27esimo minuto, rosso diretto per Pampano per fallo ai danni di un giocatore neroverde. Il Chieti in superiorità numerica, ma non riesce a trovare spazio, ma la gara si incattivisce ancora di più. Così al 36esimo è Palmisano a commettere un errore di ingenuità e per lui c'è il rosso diretto. Si termina con il Chieti a portarsi in avanti, ma rimane solo la buona volontà, non ci sono le vere occasioni da gol. Così al triplice fischio finale i 100 tifosi neroverdi chiamano sotto il settore squadra e mister. Ad iniziare da domenica prossima c'è bisogno di invertire la rotta contro il Cinzia Albalonga all'Angelini. La partita, non lo so, il perché, specialmente nel primo tempo ci siamo intestarditi di buttare tutte queste palle lunghe dove noi nel gioco aereo non abbiamo, per caratteristiche, al di là di Riosa, dei grandi saltatori contro i due centrali loro, che sicuramente oggi, penso che come caratteristiche e struttura, decisamente nel gioco aereo sono due ottimi giocatori. Poi, come in tutte le cose, alla prima situazione abbiamo sbagliato l'uscita, centrale, lasciando lo spazio sulla nostra destra, sulla sinistra, si sono infilati giustamente e ci hanno punito. Penso a una delle poche occasioni del primo tempo che si sono create da ambo le parti, poi loro giustamente con voglia, con partecipazione di tutta la squadra, giocavano a ripartire e devo dire che ci è andata anche bene in due o tre situazioni, perché potevano chiudere la giocata, come del resto nel secondo tempo forse abbiamo forzato in due o tre situazioni, siamo stati egoisti nel cercare la conclusione individuale quando magari si poteva giocare la palla per i giocatori che arrivavano a sostegno da dietro. Adesso la più clamorosa però è stata intercettata quando poi Palmisano, più o meno a tu per tu col portiere, un po' delineato, ha messo la palla e è arrivato ancora il difensore del Montegiorgio
a risolvere la situazione, ecco tutto qua. E forse anche l'ultima di Barbetta ha voluto calciare, dal mio punto di vista se metteva la palla in mezzo probabilmente, voglio dire, poteva essere più efficace.